Questa che state vedendo è una rappresentazione tridimensionale, trasparente, della Terra con tutti i terremoti avvenuti nel mese di ottobre. Adesso vi racconto alcune cose sui terremoti che forse mai nessuno vi ha detto prima. Ciao a tutti, sono Roberto Guardo e questo è il mio canale sulla geofisica e vulcanologia. Bentornati o ben arrivati se è la prima volta in questo canale. Cosa sappiamo sui terremoti? Certamente che sono un movimento violento ed improvviso del terreno. Ma da cosa sono generati? Adesso vi racconto alcune cose che forse mai nessuno vi ha detto prima. Tipo che i terremoti possono essere generati da due cause. O quando uno dei 4 o 8 elefanti che sorreggono la Terra si muove, o quando a muoversi è la tartaruga che fluttua nello spazio e che tiene sul suo dorso quei 4 o 8 elefanti. Oh, you crazy! No, non sono impazzito. Quella che vi ho appena raccontato è l'argomentazione utilizzata dalla mitologia indù per spiegare i terremoti. Rimanete con me fino alla fine del video e vi racconterò altre 6 di queste storie. Adesso torniamo a parlare di scienza. Quindi, veramente, come si formano i terremoti? Per spiegarlo, dobbiamo parlare della litosfera. Ve la ricordate? Se non avete idea di cosa sto parlando, andate a vedere il video sulla struttura interna della Terra. La litosfera è suddivisa in placche tettoniche. Queste placche tra loro possono convergere, divergere o scorrere. Tutti e 3 questi movimenti generano enormi sforzi che accumulano tensione nelle rocce. Questi sforzi durano anni, fino a quando non si supera quello che si definisce come limite di resistenza delle rocce. Quando questo limite viene superato, le rocce cedono sotto questi sforzi e si rompono. Facciamo un esempio. Questa volta non posso utilizzare la mia amata cipolla, quindi utilizzerò uno spaghetto. Consideriamo questo spaghetto come fosse una placca tettonica e quando applico uno sforzo alle estremità, lo spaghetto si deforma fino a quando non raggiunge il suo limite e si rompe. La rottura dello spaghetto ha generato un crack, un piccolo suono, cioè un'onda acustica che si è propagata nell'aria fino a raggiungere il nostro orecchio. Analogamente, quando a rompersi è una porzione di roccia grande centinaia di chilometri, l'energia liberata è enorme e anche questa energia genera delle onde acustiche, che in questo caso si chiamano onde sismiche, che si propagano nel terreno fino a raggiungere la superficie facendo vibrare tutto. Questo è un terremoto. Da questa mappa è possibile vedere che la maggior parte dei terremoti si manifesta proprio nei limiti delle placche tettoniche. Ma non solo, perché gli sforzi si propagano lungo le rocce e a rompersi possono essere porzioni di roccia distanti anche centinaia di chilometri dal limite di placca. Questa rottura genera una faglia. Il movimento della faglia genera un terremoto. Adesso che sappiamo come, perché e dove si formano i terremoti, possiamo apprezzare la fantasia che utilizzavano in passato per spiegare questo fenomeno. Mi raccomando, a fine video non dimenticate di iscrivervi e andate a commentare la storia che più vi è piaciuta. Iniziamo dalla Nuova Zelanda. I Maori credevano che il dio Ruaumoko provocasse i terremoti muovendosi all'interno del ventre della madre, che era la dea della terra, e si chiamava Papi. La madre si chiamava Papi. Ok, andiamo avanti. Un'altra leggenda dice che i terremoti e gli tsunami fossero provocati dai movimenti bruschi di un enorme pesce gatto che viveva sul fondo del mare. Quando il dio Kashima bloccava questo pesce gatto con una roccia, andava tutto bene. Quando si distraeva, Namazu, il pesce gatto, si muoveva
provocando i terremoti. Penso abbiate intuito che ci troviamo in Giappone. Attraversiamo il Pacifico ed arriviamo in Cile, dove i Mapuche spiegavano che i terremoti fossero causati dalla guerra per il dominio territoriale tra il serpente terrestre Tren Tren e quello marino Kai Kai. Infine vi racconto altre due leggende che a mio avviso sono estremamente interessanti per la somiglianza nonostante la distanza. In Colombia le tribù Chibchas credevano che i terremoti fossero causati dal movimento del dio Chibchacum che sorreggeva il mondo, mentre in una delle versioni della leggenda siciliana di Colapesce si racconta che questo ragazzo, abile nuotatore e molto abile nelle immersioni, si fosse accorto che una delle tre colonne che sorreggeva la Sicilia fosse danneggiata, in particolare quella sotto Messina. E quindi decise di sorreggerla. La leggenda narra che i terremoti fossero causati dal movimento di Colapesce. Quindi, quale vi è piaciuta di più? Quella degli elefanti sopra la tartaruga? La lotta fra i serpenti o il pesce gatto? Fatemelo sapere nei commenti, non dimenticate di iscrivervi e lasciatemi un like se vi è piaciuto. Ciao!